One Piece 1104, dal titolo Grazie papà. A mani basse, dobbiamo dirlo, il miglior capitolo del 2024. La mia cazzata l'ho detta? Perfetto, ora possiamo iniziare il video in maniera seria. Sapete perché adoro One Piece? Perché anche nei capitoli in cui magari il focus principale sono le botte e quindi persone che si picchiano, dietro c'è qualcosa, c'è sempre qualcosa di più. Io sono cresciuto con Dragon Ball, ho amato Dragon Ball, leggo tuttora Dragon Ball, adesso che è iniziato il nuovo arco, quello dopo Cell Max. Ma dietro le botte di Dragon Ball, ci sono le botte di Dragon Ball. C'è Goku che vuole diventare più forte, c'è Vegeta che vuole superare Goku, ci sono sempre quelle robe lì. Le botte di One Piece sono un'altra cosa. Quando in One Piece si picchiano, c'è qualcosa dietro. E il pugno di Orso, no, non è solo un pugno. E Oda qua vuole metterci un mini flashback buttato lì così, perché magari qualcuno si era dimenticato, no? Io non avrei nemmeno messo quel flashback, perché quel pugno aveva un valore specifico altissimo. Ci ricordiamo tutti alla perfezione quella che è stata la storia di Orso, l'abbiamo letta fino a poche settimane fa, prima della pausa di queste 2-3 settimane che ci sono solitamente dopo Natale. Quel pugno lì è un pugno che abbiamo caricato tutti insieme per tutto questo tempo d'attesa, perché volevamo sentire le nocche di Orso sulla faccia da culo di Saint Saturn. E per fortuna quel pugno è arrivato, perché io ho avuto tantissima paura di non vederlo mai quel pugno. Può succedere qualsiasi cosa in mezzo, lo evita, lo spegne Orso, non si sa perché, alla fine non completa l'azione. Invece no, è successo ed è stato godurioso. È un pugno godurioso tanto quanto quello di Ruffy al drago celeste alle Sabaudi, che tra l'altro abbiamo scoperto Orso era presente, lo abbiamo visto appunto all'interno del flashback di Orso, ed è simile dal punto di vista della goduria, perché all'epoca il pugno di Ruffy fu una goduria vera e propria, ma non solo dal punto della goduria, perché c'è un collegamento dal punto di vista dell'importanza, che è qualcosa di decisamente differente, perché mai nessuno si era degnato, aveva osato mai nella storia colpire un drago celeste, a maggior ragione a Sabaudi con il quartier generale della Marina lì vicino. Figuriamoci una delle cariche massime dello Stato, uno dei 5 anziani. Questo vuol dire tanto. E se Ruffy aveva fatto una vera e propria azione da rivoluzionario, Kuma, che rivoluzionario lo è stato, è andato a migliorare le gesta proprio di quello che è sempre stato il suo idolo, sin da quando era bambino, e cioè Nika. Quindi un pugno che è sì un pugno, ma è tanto, tanto, tanto di più. E poi scopriamo di questo comando nascosto, perché la storia ci aveva raccontato di una bomba inserita all'interno di Kuma, sempre per fare un paragone con Dragon Ball, quello che era successo a C16, bomba poi disinnescata da Bulma durante la riparazione, che costa poi la vita a Cell durante il Cell Game. Ecco, Vegapunk alla fine non ha installato quella bomba. Saturn ha detto che aveva premuto quel tasto per azionare la bomba, ma al suo posto era stato inserito un pulsante segreto d'arresto. Quindi Saturn avrebbe dovuto spegnere letteralmente Kuma con quell'ordine, con quel pulsante. Eppure questo non è accaduto. Ed era una delle mie paure, ve lo dicevo prima, quel pugno poteva non arrivare. No, 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 no. Saturn aveva schiacciato quel tasto perché si era cagato addosso della potenziale presenza di Orso. Voleva farlo scoppiare. E Vegapunk è lì che ci rimane stronzo, ci rimane malissimo, perché lui dice: cavolo, ma io avevo inserito lo stop. E perché non ha funzionato? Che cos'è successo? E l'unica spiegazione che possiamo darci è quella inerente all'istinto, perché una delle prime apparizioni dei vari Vegapunk ci spiegavano come appunto lo squalo robot avesse mantenuto il suo istinto. Era lì. Non sono riusciti a toglierlo nonostante la scienza, nonostante la tecnologia, nonostante gli studi. L'istinto era una roba slegata e rimaneva, perché era già presente all'interno dell'essere vivente. E la cosa più bella, secondo me, di questo capitolo, oltre alla tavola goduriosa del pugno, è l'abbraccio, la violenza e l'affetto, tutto nel giro di pochi istanti. Si passa da essere esaltati
perché si picchiano, ad essere esaltati perché si abbracciano. Perché io non avrei mai immaginato di rivedere così presto quell'abbraccio tra padre e figlia. Perché mi ha sciolto il cuore, perché mi ha veramente provocato dei sentimenti, mi ha mosso qualcosa. Faccio fatica a dirvi qual è la tavola migliore tra il pugno e l'abbraccio. Non ce la faccio. L'unico legame rimane sempre Kuma. Rimane sempre Orso Bartolomeo, uno dei personaggi credo scritti meglio in assoluto da Oda e che ci sta procurando diverse emozioni. Vegapunk ci parla anche d'amore, un concetto strano per un uomo di scienza. Cosa ne pensate? Un uomo di scienza dovrebbe parlare di robe più specifiche, di robe più concrete. L'amore è qualcosa di astratto, se vogliamo. È concreto ma è pure astratto, non è sicuramente scientifico. Ed è un discorso strano, e Vegapunk fa proprio questo discorso a un astro di saggezza. È un uomo di scienza, e questa cosa proprio mi sconvolge. Ma anche Orso vive d'amore. Vive distinto, ma vive d'amore. E noi avevamo già visto qualcosa che andava oltre. Avevamo visto, per esempio, l'amore che Hancock, il serafino di Hancock, nutre nei confronti di Ruffy, che va a sciogliere l'incantesimo su Franky e compagni. Ma avevamo visto anche, per dire, a Thriller Bark, Sindri, lo zombie di Ogbeck, che comunque ricordava di essere stata una determinata persona in precedenza, prima della morte. E nonostante l'ombra di quella persona che odiava i piatti, Sindri manteneva una propria identità. Quindi noi abbiamo visto degli esempi in One Piece, delle regole, ma delle regole che venivano completamente riscritte in base all'istinto, in base ai ricordi e soprattutto in base all'amore, che rimane una delle forze più potenti di tutto One Piece, e che anche in questo capitolo ci viene messo in primo piano quanto l'amore possa essere veramente anche inaspettato e generare delle situazioni che nulla dovrebbero avere a che fare con magari degli studi scientifici. Mi sono gasato tantissimo quando Sanji ha protetto dal calcio appunto di Saint Saturn e quando Franky invece l'ha perforato con un laser. La ciurma di cappello di paglia all'opera, finalmente anche i ragazzi, oltre a Ruffy, oltre a Zoro, iniziano a rendersi utili sul campo di battaglia. Stiamo parlando della ciurma di un imperatore, quindi ci mancherebbe altro, però erano sempre rimasti lì un pochettino in disparte, in sordina. No, no, andiamo ad attaccare un astro di saggezza. Cioè, Franky fa un buco. D'accordo che lui si rigenera dopo il pugno di Kuma che gli toglie un arto e quindi non si capisce bene esattamente che cosa sia Saturn. Cioè, esiste, non esiste, ha un frutto particolare, è un potere che va al di là dei frutti. Ci sono un milione di linee in questo momento da seguire, non penso che ci siano gli elementi per decidere questa cosa qui. Ma la ciurma dell'imperatore Ruffy cappello di paglia finalmente diventa parte integrante dello scontro. E vedere Franky che fa una roba del genere mi ha gasato tantissimo. E allo stesso tempo ci sono rimasto male quando ho visto Kizaru colpire Franky in quel modo, perché ora bisogna capire che gioco sta facendo Kizaru, a che gioco sta giocando. Perché nelle ultime settimane avevamo pensato potesse esserci una sorta di redenzione, c'erano state alcune tavole un po' ambigue di Kizaru nell'ultimo capitolo pre-2024, già anche oggi quando alla fine si sistema gli occhiali dopo che Vegapunk lo offende. Insomma, c'è qualcosa di strano in Kizaru che vuole mettere alla prova, vuole cercare di testare la crescita della ciurma di cappello di paglia, che aveva addirittura osato colpire un astro di saggezza. Ma io non ho ancora capito se Kizaru è un nemico, un alleato. Kizaru è molto grigio, cioè lui secondo me non è pienamente d'accordo nell'eseguire determinati ordini. E io non so se contro Ruffy barra Nika era effettivamente esausto oppure no. Non so quando dice dovrebbe essere finita qui che cosa vada ad intendere. Non so se effettivamente questo attacco a Franky sia un attacco vero. Il cibo a Ruffy l'ha dato lui? Se non l'ha dato lui, chi gliel'ha dato? E Ruffy adesso dove è finito? Sono un po' di interrogativi, secondo me, un po' particolari, e tutto sembra andare nella direzione di Kizaru, del suo comportamento, del suo passato, la tavola in cui danza, in cui balla la danza di Nika, insieme a Orso, Bonnie, Vegapunk. Cosa sta facendo Kizaru?
chi è effettivamente Kizaru, quale sarà il suo ruolo all'interno di questa lotta. E finisce con un Buster Call, oh, come tutte le più belle storie, no? Siamo al terzo Buster Call, il primo ad Ohara, il secondo a Enies Lobby, il terzo a The Ged. Minimo comune multiplo, denominatore comune, Nico Robin, se li hai fatti tutti e tre, al prossimo vinci un peluche, rimani collegata perché al prossimo un peluche e al quinto invece una bicicletta con cambio Shimano. Incredibile che Nico Robin si sia fatta tutti i Buster Call. Morti milioni e milioni di persone, Nico Robin sopravvissuto al primo, Nico Robin sopravvissuto al secondo e Nico Robin, la butto lì, sopravvivrà pure al terzo. Saturn dice, razze perdute, bucanieri, segreti del mondo, Vegapunk e appunto Nico Robin, antiche divinità risvegliate, Rufy con Nika, va cancellato tutto. Sì, ma va cancellato tutto in nome di cosa? Ovviamente sempre di quei segreti governativi che non devono uscire, mamma mia no, guai a Dio farli uscire. E noi non dimentichiamoci mai che siamo ancora qui, che dobbiamo effettivamente comprendere quale poi sarà l'incidente di Eged. Non penso che lo vedremo concretamente, o se lo vedremo non lo so, però può essere un'uscita di informazioni di un certo tipo. Io non credo che l'incidente banalmente possa essere hanno picchiato uno dei cinque astri di saggezza. Sì, va bene, d'accordo, è una roba che sconvolge il mondo, ma non penso così tanto. Ecco, deve esserci qualcosa di più. Allora che non sia effettivamente quest'ultima frase di Saturn, i segreti del mondo, una razza che non doveva più esistere o comunque essere dotata in schiavitù, il risveglio di un'antica divinità, che siano queste informazioni che iniziano a diventare di dominio pubblico e che si inizi un po' a comprendere che forse c'è anche qualcosa di più oltre agli astri di saggezza. Non dimentichiamoci che i rivoluzionari in questo momento sono a conoscenza di Im, perché Sabo li ha visti, e quindi secondo me sarebbe anche ora di iniziare a pensare che il mondo prima o poi potrà comprendere la presenza di un nemico in più, di un nemico segreto che comunque continua a comandare il mondo e che poco tempo fa ha distrutto Lulusia, e abbiamo visto una panoramica mondiale di tutto quello che è accaduto poi dopo Lulusia. Non lo so, potrebbe essere una roba del genere? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Invece io qui sopra nelle schede vi lascio alcuni video che ho pubblicato nelle settimane precedenti. Uno appunto a tema One Piece, che è la chiacchierata con Gabri, il re del Biker Raft, in cui abbiamo parlato di Nika e di tutte quelle che sono le criticità inerenti all'introduzione di questa divinità proprio così a Wano. E invece vi voglio lasciare anche un altro video che parla di carte Pokémon, che ho pubblicato appunto poche ore fa, in cui dopo 20 anni vado ad acquistare la mia prima bustina. E ho aperto una bustina di carte Pokémon dopo 20 anni. Se volete vedere che cosa ho trovato, beh, il link è qui sopra, nelle schede.